nei confronti con chi è virtuoso, e diciamo che questo sgravio, in provincia di Bolzano c'è già fino a 20.000 euro, di addizionale regionale fino a 20.000 euro in provincia di Bolzano totalmente. Noi interveniamo per la prima volta, con una diminuzione di questo tipo, e quindi tutti i discorsi che abbiamo fatto finora sul chiederci il perché. Diciamo poi che, che anche su questa mi il governo facesse il famoso bonus di 80 euro in una forma di diminuzione delle detrazioni, allora questo provvedimento rischierebbe di saltare. C'è un emendamento in tal senso da parte della Bolzano, prevede 0 fino a 20.000, ma lo sgravio del governo sarebbe fino ai 25, quindi rimarrebbe il buco da 25 a 20 che Bolzano dovrebbe andare comunque a coprirsi. E questo noi invece, qualora il governo andiamo a cancellare, noi segnaliamo un nostro emendamento, lo segnalo al collega Casvalder, vero autonomista tra il PAT qui presente, segnalo al collega Casvalder l'emendamento dell'articolo 1, dove aumentiamo la soglia da 28 a 29 mila euro e andiamo a finanziarla dal internazionale, neanche tanto, noi abbiamo previsto 1.800.000, lo segnalo anche al collega Moltrer. Collega Moltrer, se lo ricordi quando lo votiamo, sennò poi ha anche ragione il collega voto no e non si vota più niente. L'articolo 2 si parla di solidarietà internazionale, non la tagliamo tutta, 1.800.000 euro, e aumentiamo lo sgravio fiscale a favore ancora un emendamento che va a favore dei giovani. I giovani che vogliono, e mi riferisco al 2.37, i giovani che hanno appena fatto la patente e che comprano la macchina. Un visto che abbiamo volo auto esente per i giovani che comprano la macchina per i primi 3 anni. Non mi sembra una stupidata e non credo che costi nemmeno tanto. Molto, perché non l'abbiamo tarato, non l'abbiamo quanto può andare ad influire, però segnalo anche questo emendamento. Comunque, avendo una caratteristica positiva sull'emendamento, perché se facciamo un regionale va bene, diciamo che c'è chi su questi termini fiscali. Grazie. Grazie, consigliere Zanon. Sì, grazie Presidente. Molto brevemente anche su questo articolo. Era quasi una contrapposizione. Abbiamo cercato in tutte le maniere, prima nell'articolo 1, di diminuire la pressione fiscale. Su questo abbiamo presentato un emendamento per abrogarlo, perché soprattutto anche qui è stata messa la clausola di salvaguardia, che se evidentemente il governo attuale porta fino in fondo quello che ha suggerito, evidentemente viene meno questo tipo di intervento. L'ho preso in giro perché evidentemente, insomma, se da una parte è veramente ridicolo come importo la riduzione che avranno i euro, automaticamente questo salterà nel momento in cui verrà approvato quello che il governo attuale nazionale sta facendo. Per cui, insomma, ho grosse perplessità. Grazie. Anche questo articolo.
articolo, anche se non proprio come quello dell'IRAP, ha potestà di intervenire anche sull'addizionale regionale IRPEF. E allora gli emendamenti che abbiamo presentato sono emendamenti che vanno in aiuto in particolare l'emendamento numero 5 all'articolo numero 2 recita come una delle parole per il periodo di imposta 2014 sostituito imposta 2014-2018. L'emendamento numero 9 all'articolo 2 a 28.000 è sostituita da la seguente 30.000 per aumentare un po' il limite. Numero 10 del comma 2, nel comma 1 la parola 28.000 è sostituita con la seguente 28. Stessa cosa l'emendamento 11 all'articolo 2, comma 1. E così via in ordine decrescente. I consiglieri di maggioranza di valutare qual è il limite. Ci sono possono valutare qual è la soglia che ritengono equa come sgravio per l'addizionale IRPEF. Sempre per quel motivo che dicevamo prima, i parametri internazionali a cui noi dobbiamo fare riferimento rispetto alla Mitteleuropa sono penalizzati nel mondo del lavoro, perché non dobbiamo guardare solo a sud, ma dobbiamo guardare anche a nord. Se vogliamo uscire dalla crisi, tutto estera, visto che è quella che segna un minimo di ripresa per le nostre imprese. Quindi l'invito sarebbe stato ad avere più coraggio anche sull'addizionale IRPEF, avendo poter toccare in forma locale queste aliquote che lo Stato ha ad un parametro molto alto. Quindi il nostro voto è un voto che dovrebbe sostenere il mondo dell'impresa e del lavoro. Grazie, consigliere. La possibilità di leggere l'emendamento che va in votazione, perché così si rende conto di quello che sta votando, magari.